Buonasera a tutti e benvenuti. Buonasera Silvana. Buonasera Nick, buonasera a tutti. Un'altra storia, la nostra storia, questo programma che ormai ci tiene tutti così vicini al televisore, anche perché sono tutte storie che insomma hanno Sì. qualcosa, è uno specchio anche della nostra storia, Certo, Silvana. ansiosi di sentire ogni settimana una nuova storia. Bene, e questa sera la vogliamo subito introdurre qui nei nostri studi. Silvana, abbiamo Infatti, un'ottima allora, la storia. storia della famiglia Pendenza, abbiamo il piacere di ospitare nei nostri studi, nel nostro salotto, Giuliana Pendenza. Benvenuta. Grazie. Giuliana Pendenza, famiglia Pendenza. Giuliana, vieni dall'Abruzzo, perché questo è quello che stavi dicendo. Un piccolo paese, Sì, no? io sono nata a Roma, Sì. i miei sono d'Abruzzo, Sì. di un paesino forme, una frazione di Massa d'Alba, un borgo vicino a Vezzano. E c'è anche una colonna romana, Alba Fruscians, che lo chiamano il gioiello di Abruzzo. Ritorniamo a te, e soprattutto nata a Roma, ma i tuoi genitori emigrano a Roma dall'Abruzzo. Sì. Allora, erano giovani quando sono. Iniziamo a parlare di Giovani, loro, sì, erano. trovavano lavoro a 18-19 anni, però ritornavano sempre a questo paese. Sì. E quando si sono sposate a questo paese nel 1956, io sono nata nel 57 e ho un fratello Serafino, Sì. minore di 3 anni, e abbiamo fatto la nostra vita a Roma, A un Roma. zio che lavorava come attore e viveva con noi. Il suo nome? Cesare Di Vito, ora non c'è più, però Sì. avevo questi ricordi, vedere un zio che Sì. parlava e recitava avanti un specchio. Sì. E da quel momento ho visto la vita nella fantasia, nell'immaginazione. E allora era un'infanzia allegrissima con le fontane di Roma, molto, molto Eh sì, parchi. Roma Sì. piena di fontane, quindi ricordi insomma la tua infanzia, perché poi sei partita a 6 anni. A Allora, in sei 6 anni anni. cosa ti ricordi A 6 anni mi ricordo, prima di tutto, a Roma riandavo spesso al paese. Qui mi ha legato molto al paese, Ai ai miei nonni nonni, anche. alle Sì. zie, la maggior parte sono rimaste nel paese e mi sono affezionata e tuttora sono molto affezionata di questo Ci paese. ritornavi l'estate, ci ritornavi il Riandavo fine tutte le fine settimana. settimana e poi l'estate a Roma è impossibile da vivere, Sì. nelle montagne è sempre bello, fresco. Sì, fresco e poi si mangia anche bene in Abruzzo. Mangiare bene, allora, io Certo. stavo da una nonna all'altra, Sì. facevo la giornata, però molto libera. Sì. Avevo le zie che andavo a casa, ogni casa dicevo se mi fate i gnocchi, poi quando venite a Roma mia madre vi rifà i gnocchi. E allora, e poi volevo essere sempre cambiata 2 o 3 volte al giorno. Ah, facevi l'attrice anche tu. Penso, perché mia madre mi curava così, sì. Sì, certo, bello. Poi a 6 anni i miei hanno preso, stavano bene, mio padre faceva capocarpentiere e mia madre anche lei casalinga, però volevano seguire questo sogno americano. Vedevamo molto spaghetti western, mi portavano al cinema in Italia. E allora abbiamo preso questa barca, abbiamo imbarcato a Napoli, il Saturno, l'ultimo viaggio di questa barca, enorme. E il viaggio era lungo, non 21 Sì, giorni. parleremo di questo tra poco perché ci vogliamo soffermare anche su questo viaggio. Tutti parlano del viaggio, quanto è lungo, quanto è anche difficile perché insomma Chi sta era, male? sì, Tanti non stavano non sono bene, le crociere di appunto. oggi, anche se erano grandi navi, ma erano proprio nell'oceano stesso. Ma vorrei Sì. ritornare un po' indietro, no? Con questa bambina che ritorna nel paese, quindi città-paese, no? E vede un altro mondo praticamente quando hai visto il paese. È il mondo del paese e città. E nel paese tutti vi conoscono, tutti ti guardano, sorvegliano, se c'è un problema, se stai bene, gli auguri, ma senti questo amore. Diventa una grande famiglia Sì, praticamente, tutto il vero? paese. E allora io volevo ritornare tanto a questo paese e Sì. nella fine della mia vita sono ritornata a questo paese. Sì, ho ristorato la casa del mio bisnonno. Bello, dal lato della mamma o del papà? Della parte di mia madre, sì. Ok.
Quindi ci si ritorna, poi arriveremo anche a quello. Ma intanto tu hai iniziato la scuola prima di venire in Canada? Ho fatto l'asilo a Roma. A Roma. Era una scuola privata con le suore. Sì. E, sì, questo mi ricordo. E ho fatto anche, sono ritornata con tutta la mia famiglia a far vedere da dove ho iniziato la mia vita. Oh, bello. Sì. È bello perché è importante ricordare, insomma, le radici. Sì. Ed è bello anche il fatto che sei ritornata al paese e hai ristrutturato la casa paterna dei nonni, praticamente, molto importante mantenerle, anche se comunque il paese è cambiato, immagino. È cambiato, però non tanto, perché Abruzzo rimane molto originale, molto autentico. Non è cambiato molto perché ancora il turismo che vediamo nella Puglia, o quello che è stato fatto sempre, certo, nella Toscana, ancora non è arrivato in Abruzzo. Sta per arrivando, siamo quasi adesso lì, e l'Abruzzo è il primo posto per andare in pensione, nei 12 posti in tutto il mondo, secondo Huffington Post. Sì. E l'Abruzzo, la regione, si sta organizzando per mettere anche molto fondi nelle bed and breakfast, per esempio, per organizzarsi per questo, speriamo, boom. Sì. E vorrei che il boom sarà diffuso e che non rimane solo ai pochi posti. Certo. Certo. E chissà che questo messaggio non possa cominciare, insomma, ad allargarsi ancora di più, perché è vero, quei posti sono i posti in cui c'è ancora sicurezza, si mangia bene, si mare vive e bene. Montagna. Sì. E dalle città calde d'estate come Roma, molta gente se ne scappa perché non possono, diciamo che vedi solo i turisti d'estate specialmente. Infatti l'estate si riempie, è pieno, facciamo la croccante, noi abbiamo alberi di mandorle per esempio, facciamo il croccante. Vediamo Giuliana, che ovviamente sono emozioni, dei ricordi, ma è la terra nostra, è la tua storia, anche un po' la nostra storia. Adesso certo. ci fermiamo perché prendiamo un buon caffè. Una pausa caffè. Sì, un caffè? Un caffè, sì. Espresso? Sì, benissimo. Siete bravi, siete bravi. Allora, ci fermiamo per qualche utile consiglio, rimanete con noi. Torniamo subito dopo. Ritorno con la nostra storia, la storia della famiglia Pendenza. Ritorniamo nel nostro salotto in compagnia di Giuliana Pendenza. Allora, ritorniamo alla tua storia, Giuliana. A questo punto lasciate Roma, andate a Napoli, prendete la nave, la Saturnia. Il viaggio lungo. Chi è che vi ha accompagnato a Napoli? I miei zii. E da Roma e poi arrivati. Avevate tante valigie, tanti baulli. È il baulli che rimane per sempre nella nostra memoria. Certo. E arrivata a Napoli sono rimasta un poco traumatizzata perché era tutto diverso a Roma. Sì. E allora Halifax non era molto traumatico, però il viaggio dall'Halifax a Montreal, il treno è lungo e già non ero tanto bene sulla nave con mia madre, ricoverata nell'ospedale, e il viaggio lunghissimo, tutta questa neve bianca, le capanne. Che mese siete arrivati? Era di marzo e allora era ancora inverno, triste. E poi qui abbiamo incontrato il nostro mio zio che ci ha fatto venire dall'Italia e vivevamo insieme a Prudhomme, dove oggi è The Carey Square, The Carey. Sì. E la vita ha cominciato, io ero la più grande e lui non parlavo l'inglese, allora ho cominciato subito l'inglese e dovevo tradurre per i miei genitori, a 8 anni magari anche a fare l'assegno, oppure assistere all'ospedale con loro, alla banca, e allora cresci velocemente. Sì. Ti maturi velocemente, vero? E poi lavoravano come immigranti, facevano anche doppio lavoro e dovevo fare quasi madre a mio fratello minore. Papà, che mestiere ha fatto? Mio padre era nella costruzione,
Nei primi tempi uomini non era facile nella costruzione perché erano disoccupati per 6 mesi, mentre che le donne magari non lavoravano in Italia, qui trovavano lavoro. Poi siamo andati avanti, mio padre ha cominciato a lavorare nella ferrovia CP con i suoi fratelli, però volevano sempre avere quell'ambizione e hanno cominciato a comprare una proprietà dopo l'altra, hanno capito il gioco di finanza, ci riuscivano e ci poteva lavorare mio padre. Sì, perché era anche muratore e poi soprattutto ci riuscivano come tutti gli italiani perché non hanno mai avuto paura del lavoro. Mai, il lavoro... Sì. Mm-hmm. E volevano veramente sfondare e costruire. Beh, questo era il sogno dell'America in fondo, vero? Di avere molto di più di ciò che si aveva in Italia. Permettimi, perché di solito quando si parte dall'Italia, si partiva dall'Italia, si pensava che i dollari si raccoglievano per terra, no? Gli alberi che ti danno soldi, no? È un po' il sogno americano, no? Però infatti è vero, lo hanno avuto, ma non gli è mai stato dato niente agli italiani, come papà, immagino, e mamma. Era difficilissimo, però loro venivano da questi paesi rurali, paesi di agricoltura, e hanno fatto anche loro, o pecorai, contadini. Sì. E per quanto era difficile qui, era sempre meglio di quello che avevano lasciato. Sì. Con poco hanno fatto tanto. Hanno comunque fatto tanto, certo. C'era il tetto, c'era la casa calda l'inverno, vero? E poi sono andate avanti perché i fratelli, i zii, come chi fa il sponsor, viviamo quasi nella medesima strada, nel medesimo quartiere di Notre Dame de Grasse. Sì. E siamo rimasti lì. E allora c'era molto appoggio fra i paesani. Certo. E uno si capiva perché il dialetto è uguale, poi andiamo a comprare il cibo dai medesimi negozi e la vita va avanti, matrimoni, battesimi, funerali. Giuliana poi va a scuola e continua, non ti sei fermata più adesso, insomma, a scuola. Continuo, sei andata fino hai preso una laurea, ha preso due lauree se non erro. Sì, ho preso la laurea di scienza politica perché mi piace la politica. Ma poi volevo capire la legge di questo nuovo paese, mi interessava molto. E mi sono iscritta, mi sono laureata in giurisprudenza dall'Università McGill. E con questo poi io ho fatto anche la co-direttrice di Casa d'Italia dei legali. E quando mi sono sposata, ho avuto due figli, ho deciso che non volevo praticare, volevo fare casalinga. E mi sono impegnata con i figli, coordinato il programma del catechismo e poi è arrivato qualcuno che mi ha bussato alla porta. Adesso parleremo del tuo futuro marito, giustamente il tuo marito, che io ho anche un po' di difficoltà a pronunciare. Ma Keith Henderson. Keith. Anche mia madre, anche lo chiama Coso. Coso, ma è un bel nome comunque, Keith. Parleremo di questo tra poco, anzi lo avremo anche con noi, quindi perché ha scritto anche un libro tuo marito. Sì, perché lui è molto appassionato dell'Italia, e specialmente l'Abruzzo, e quando viaggiavamo abbiamo visto questa casa del mio bisnonno e lui ha visto veramente San Francesco di Assisi, che c'è stato un terremoto e hanno restaurato tutto il paese. E siamo andati giù all'Aquila, eravamo lì all'Aquila, e lui ha detto sta arrivando questo restauro, però non c'era ancora il terremoto del 2009. E allora abbiamo acquistato questa casa e l'abbiamo restaurata e lui ha detto questo è un libro, voglio fare tipo thriller, un transatlantico da Montreal all'Abruzzo, un poco di SNC-Lavalin, un poco di correzione eccetera eccetera. E allora lui voleva esprimersi in questo modo, questa esperienza che ha avuto. Sì, anche perché così sono, coloro che scrivono vengono sempre... È un straniero che guarda da fuori e vede il nostro analizzano paese. E vengono... Lo vede diversamente, tra l'altro. E io mi ricordo una volta, una mattina, vedo questo paese, le ruine, e io penso, chissà che pensa lui, invece lui dice, it's beautiful.
E con questo pensiero tra poco lo avremo con noi, che ci fermiamo di nuovo. Ecco, sì, prendiamo altra pausa caffè. Un altro caffè. A tra poco. Torno sempre alla storia della famiglia Pendenza in compagnia di Giuliana Pendenza. Adesso siamo raggiunti dal marito di Giuliana e quindi Keith Henderson, autore, scrittore, politico. Benvenuto. Grazie, grazie. Tutta una storia, perché adesso scopriamo, no? C'è questo signore che bussa alla porta ed era appunto capo del partito Uguaglianza, sì. E poi ero pronta da partecipare. Perché bussa alla porta? Perché c'era la campagna, veniva il referendum, sì. Il primo referendum, sì. Qui a Quebec. Quindi tu apri la porta, vedi questi occhi blu destino. E ti hanno proprio sì, mi ha detto di rimanere canadese. E quel momento era come un metamorphosis, che non solo so, una validazione che sono infatti una canadese. Certo. Mm-hmm. E mi ha interessato la politica, allora ho cominciato anch'io, mi ha chiesto da fare deputata, sì. E mi sono presentata nel quartiere della Sao. Bellissimo. E non abbiamo vinto, ci siamo presentati, però abbiamo vinto alla Corte Supreme. Sì. E quello che dicevamo porta a porta, infatti, era questa... Ha lasciato un bel segno. Un bel segno perché era una giustizia poetica, certo. Diciamo. Certo. E ovviamente che hai tutta una tua storia. Insegnante all'università, prego parlacene, cosa hai fatto? Ero uno professore della letteratura canadese a Collège Vanier, certo. Sì, e ero scrittore, sì. Perché mi piace molto la letteratura e la politica, certo. Perché la politica, questo parte della nostra poco, vita. Era molto molto interessante. Sì, 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 erano momenti importanti quelli. Assolutamente. Bisognava agire. E noi continuiamo perché la legge 99 è davanti al tribunale, sì. Anche a questo momento, mm-hmm. Allora. Quindi è qualcosa che si doveva fare, è importante, sì. per quello che è il Canada di oggi, ma adesso tu hai scoperto un'altra parte del una mondo. Una bella regione. E questo grazie. Una bellissima regione. Sì, è veramente una cosa hai regione. Provato quando sei andato? Ho trovato una vita rurale. In Abruzzo, proprio sì, il paese. Abruzzo. Di una bellezza straordinaria, una popolazione, come si dice, calorosa, si dice in italiano? Sì, calorosa. Si dice. Calorosa, incredibile, una architettura, sì. Che le gente non valorizzano questa architettura, no, sì, sì. Perché loro considerano che la vita alla città più grande, più importante, ma io per me tutte queste paesi rurali al sommetto di un collina, sì. Era incredibile, straordinario, veramente, e non sono come si dice, apprezzati sufficientemente dalle gente. Forse perché non lo realizzano, perché ci vivono, però sappiamo appunto, come stava dicendo, che i romani avevano lasciato tanto lì sul posto. I romani incominciano a capire che questa è una gioiello, veramente uno gioiello, i romani. Ma i locali non lo realizzano, non lo apprezzano. No. E poi comunque è qui che è nata la tua ispirazione per questo libro. Allora io ve lo faccio vedere, è stato tradotto in italiano, Acqua Sacra, ma ce n'è anche una versione in inglese, quindi ovviamente. E abbiamo avuto questo regalo, il mio in italiano, Silvana in inglese, quindi lo leggeremo. Di cosa si tratta esattamente? Acqua Sacra vuole dire
le acque sorgenti di forme, sì. Acque sacre e forme, mm-hmm. E l'esperienza di ricostruire la casa, sì. È il centro di questo romanzo, sì, questo bello. È il tema, sì, 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 sì. Tutte le difficoltà e tutta la... L'emozione, sì, veramente, le difficoltà e l'emozione a ricostruire una casa familiare. Sì, 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 sì. Questo è il centro del romanzo, ma è a un momento o all'altro è un romanzo politico, sì, anche. Sì. Un romanzo politico perché la corruzione politica, non solo all'Italia, esiste la corruzione assolutamente politica in Italia, ma qui in Canada, sì. Perché esiste anche qui, in sì. Quebec, sì. Sì. Questa corruzione della costruzione. Mm-hmm. Allora, mm-hmm. Questo è sì. Un altro tema molto interessante del romanzo. Con un minuto soltanto che ci rimane, ce ne voleva di più di tempo per raccontare e sentirvi. C'è tanto da raccontare. Perché avete portato nei nostri studi tanta luce, che secondo me è bello sentire la vostra storia. Concludiamo così con... cosa vuoi dire in questo istante? Come ti senti? Grazie a chi? Al Canada e a voi. È la tua bella famiglia, la mia bellissima famiglia. Raccontaci i tuoi figli, come si sono chiamano. Tutti, sono mio figlio 32 anni, Derek, sposato, nella finanza, ma è piuttosto un comico. Mia mm-hmm. figlia si sta scrivendo l'album dell'Avvocati, tuttora, si chiama Stephanie, ha 28 anni, mio fratello ha 3 figli, un avvocato, ingegnere, un altro fisioterapista. Mm-hmm. Mia madre sta bene e mangiamo tutti insieme in famiglia. Sì. E come si chiama tua madre? Giuseppina. Allora salutiamo Giuseppina, un abbraccio. Salutiamo Giuseppina e soprattutto abbracciamo voi e che possiamo sempre bere acqua sacra, è molto importante. Grazie, grazie. Diciamo grazie, grazie per tutto quello che siete. Un piacere, veramente. Nostro. È così, un'altra storia Silvana. Altra bellissima grazie. Storia e intanto vi lasciamo col pensiero della sera. Buonasera a tutti. Buonasera.